Salve a tutti amici di Radda nel Bicchiere, oggi siamo qua a Borgo Salcetino con Alex per la nostra rubrica di presentazione dei vini di Radda nel Bicchiere. Chiediamo a tutti i produttori, anche Alex, se ci vuole presentare la sua azienda e i vini che potremo assaggiare di Borgo Salcetino, Radda. Ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto, allora, diciamo, l'azienda Borgo Salcetino è un'azienda di proprietà della famiglia Livon, che è una famiglia, diciamo, originaria del Friuli Venezia Giulia. Hanno acquistato questa azienda intorno alla fine degli anni 90. Questa è un'azienda molto piccola, insomma siamo intorno ai 10 ettari circa di superficie vitata. L'80% è coltivato a Sangiovese, mentre il 20% circa, diciamo, è Merlot. L'azienda produce tre vini, sono il Chianti Classico, il Chianti Classico Riserva e un IGT rosso che si chiama Rossole. Diciamo per i primi due sono un 100% Sangiovese, mentre il terzo, l'IGT, è un 70% Sangiovese e 30% di Merlot. Il Chianti Classico affinato un anno in botte grandi da 25-50 ettolitri, stesso invecchiamento per il Rossole, mentre la Riserva, il Lucarello, è invecchiato per 18 mesi in piccole botti di Rovere Barrique da 225 litri. Immagino che a Radda potremo assaggiarli tutti. Certo, sì, Ok. saranno tutte e tre in degustazione. E l'altra domanda che faccio sempre ai produttori è come si è cambiato, come sia stato percepito il cambiamento nella produzione di vino negli ultimi 20 anni, nell'ultimo lasso di tempo. Allora, a parere mio, insomma, con la poca esperienza che ho, insomma, nel settore, in quanto ho finito l'università da pochi anni e lavoro, anche se ho sempre lavorato, diciamo, anche durante gli studi in questo settore, l'unica cosa che posso dire, secondo me si sta andando verso un progresso, diciamo, un progressivo rispetto verso la natura, verso l'ambiente, si sta sempre più integrando, cioè, il rispetto per l'ambiente con la qualità, con la qualità del prodotto. Diciamo l'innovazione, secondo me, è questa qui, si ha sempre più un'integrazione anche con la scienza, con quella che è la scienza nel vino, la chimica o anche per i trattamenti in campo. Diciamo si ha sempre più rispetto per l'ambiente e con questo nel frattempo siamo riusciti anche ad avere un maggior risultati in termini qualitativi, insomma come qualità del prodotto, sia in vigna che in cantina, diciamo. In chiusura delle interviste, poi l'ultima domanda che faccio è: essendo giunti a 300 anni, come saprai, del Chianti Classico, se i produttori vogliono fare un augurio al Gallo Nero. Allora, l'augurio mio per il Gallo Nero, insomma, è cioè, di quello di incrementare sempre più quello che è il bene per il nostro territorio, per la nostra terra, pubblicizzandolo magari anche all'estero e facendolo conoscere a tutto il mondo, diciamo, perché sta parlando di uno dei territori più belli del mondo, insomma, alla fine. E quindi con l'augurio per il consorzio è questo qui, è un augurio anche di migliorarsi per il futuro, insomma. Allora vi salutiamo da Borgo Salcetino, vi aspettiamo a Radda nel Bicchiere il 4 e il 5 giugno.